qual è il futuro che aspetta CTP? Ma CTP è una situazione molto complicata, molto difficile, molto complessa. Secondo alcuni CTP è persa, secondo altri è quasi persa. Io sono, insieme ai miei più stretti collaboratori, invece convinto che CTP si può salvare e rilanciare. Ne ho parlato anche ieri con Di Maio, abbiamo fatto un ragionamento e sostiene questa nostra attività di ricerca di una soluzione. Bisogna stare molto attenti perché noi, come dire, comprendiamo la sofferenza dei lavoratori e delle lavoratrici, però attenzione, perché se non si comprende che l'unico che può salvare CTP è il sindaco della città metropolitana insieme ai suoi collaboratori, e se si continua a non far uscire i pullman, è paradossalmente una di quelle attività che diventa assolutamente fiancheggiatrice di chi vuole il fallimento di CTP, e diventa una cosa assolutamente paradossale, cioè finisce che il rischio della morte di CTP passi anche attraverso il fatto che non uscendo i pullman non si incassa, quindi le ricapitalizzazioni non si possono fare e altre manovre che stiamo studiando diventano impossibili. Io credo che CTP è una partita che si chiude in 15 giorni, o si chiude con la vittoria o si chiude con la sconfitta. Io voglio vedere che accanto ai sostenitori della vittoria non ci sia solamente il sindaco, ma ci siano più persone. Non confido nella regione che ha già scelto per il fallimento. Buone le parole del governo, ma sono parole, però sono parole di incoraggiamento istituzionali. Molto positive sarebbe di unire le forze, soprattutto tra città metropolitana, forze politiche, credo da questo punto di vista di essere fiducioso di avere il consenso nel Consiglio metropolitano, sto lavorando con i dirigenti, c'è bisogno che i lavoratori, come dire, forti della loro sofferenza, però forti anche della volontà di uscirne, ci sostengano in questa battaglia, che è una battaglia particolarmente ardita e coraggiosa. Quindi credo che da questo punto di vista ci siano le intelligenze per capire di che cosa sto parlando. I lavoratori, perché loro vogliono un incontro. Dobbiamo risolvere il problema, l'incontro non serve in questo momento. In questo momento serve trovare la soluzione e loro sanno perfettamente che la sto trovando. Io sono abituato a fare incontri quando si portano i risultati concreti. Li abbiamo incontrati credo 30 volte negli ultimi periodi tra i miei collaboratori, quindi non. E poi vedo troppe strumentalizzazioni, ci sono troppe persone infilate apparentemente dalla parte giusta che stanno lavorando, facendo, come si diceva una volta, intelligenze con il nemico.